attento. Attento che sta arrivando uno correndo. Cosa? Le ruspe dovete venire, dovete buttarli a terra, sti bastardi. Ma come mai si sono bloccati qua? Non si muovono. Qua abbiamo il proprietario che non... ci mi hanno tirato le bottiglie a me. Lo so, questi sono gentaglie. E come si fa, dice, secondo lei, con le ruspe? Questa, due caterpillar e buttate tutto a terra. Donne, ma ci bambini. Sono bambini. Esatto, questi quando cresceranno come i genitori diventeranno. Sempre feccia, li dovete ammazzare. Questi devono ammazzare. Tu qui non ti... Cioè, quindi non ti puoi avvicinare, come l'hai visto? Si sono armati di pietre, quindi hanno idee bellicose. Cioè, è suo, poi lei... Sarebbe mio. Questa è sua proprietà, però se lei si avvicina... Corriamo il pericolo di essere aggrediti. Vogliamo provare? Proviamo, però io consiglierei di andare in macchina. Ma guarda, vogliamo forse... Sì, vogliamo provare in macchina? Almeno abbiamo la possibilità di fuga. E sì, no, ma anche perché è lontano. Capo, posso venire io? Speriamo che non finisce a cacciare con l'altro. Solo parlare, da solo. Posso? Non mi tiri un sasso. Qual è la situazione adesso, come adesso? Voi siete venuti qua, vi siete presi questo posto perché non c'era nessuno, questo mi sembra evidente. Allora, lui sa che prima di venire noi qua c'era un posto di drogati che veniva tutti da Lecce, tutti i cristiani giovanotti che veniva qua per drogarli qua. Quindi secondo voi è un fatto di... È un fatto un po' di discriminazione, cioè questo posto prima non c'era nessuno, però venivano a drogarsi. No, bravo, okay. C'era un posto per i drogati. E tu dici perché quando siamo entrati noi improvvisamente invece lo rivolgo? Questo più o meno no, stiamo... perché lui ha lasciato queste cose così. Quindi era, secondo voi era peggio prima? Era peggio di prima. Quanti siete qua voi più o meno? Sono un paio di cristiani, più o meno diciamo una ventina di cristiani ci sono. Anche bambini? Con bambini in tutti. Secondo te lui è un razzista? Bravo, lui è un razzista. Noi lo vogliamo bene, come la famiglia nostra, se vuole può stare con noi. Prima era comunque, non è che c'era qualcosa là? No, non c'era niente, però non è che era in stato di abbandono in questo stato, era... Era, però non è che vi serviva a qualcosa, diciamo. Era nata come azienda agricola. Lei si vuole liberare questa proprietà, che era di sua sorella, che gliel'ha passata, lei ci ha pagato le tasse di successione, adesso non può vendere perché ci sono 20 rom dentro. Tre mesi devo pagare i tributi, l'IMU, IRPEF, l'IMU e compagnia cantando. Poi devo chiamare un'impresa che mi faccia pulizia. Qui dentro porti via tutta l'immondizia che hanno procurato questi signori, i danni che hanno procurato. No, loro dicono che lei deve dare dei soldi perché loro dicono che hanno fatto migliorie. Certo, l'avete vista, no? Quello è un bastardo, un ricchione! Beh, tacci, beh! Lui dice un pezzo di merda, che sì, vai ha dato un modo tranquillo con loro. Vai subito. Come puoi vedere qua c'è un materasso, abbiamo altri rifiuti, materiale di risulta, e ormai è diventata una discarica a cielo aperto e anche la situazione all'interno della masseria è una situazione invivibile, ma anche per gli occupanti. Non so se avete visto, ci sono dei bambini, non so se avete visto, c'è della carne essiccata appesa dentro la masseria. Tre mesi fa si erano attaccati alla luce della tangenziale e la tangenziale era rimasta al buio. Il problema è che in questo momento bisogna ripristinare questa situazione di legalità. Se ci pensa il comune, il prefetto, la magistratura, a noi non interessa, altrimenti dopodiché inizieremo a fare dei presidi ogni sera in cui chiederemo lo sgombero immediato di questa masseria.